Gruppo Arcora, giovane gruppo Arcora della cena della nascente cena di Anzola. Inizio, siamo insieme da un paio d'anni e ci siamo uniti così per caso, dato che io e lui già suonavamo in un gruppetto e lui la batteria da un bel po' di tempo. Abbiamo detto, abbiamo tutti e tre la passione dell'hardcore, del punk, così proviamo a metterci insieme. Siamo andati nel suo bugigattolo tutto sporco a sotto provare. Specie di scantinato, sì. Non si sentiva niente, abbiamo detto, ci piace. Si è stata troppo batteria, basta. Abbiamo provato una cover così, abbiamo detto, una cover facile, tre accordi, abbiamo fatto un pezzo degli Exploited. E mi ha detto, ciao, proviamo subito anche a fare una canzone del cazzo che è Pueblo, dedicata al nostro paese, vigili e cazzate varie. Quattro accordi, mi ha detto, dai, va bene, mettiamoci l'impegno. Piano piano abbiamo suonato con voi Ex Monroe e La Crepa, altri gruppi, Mannaia, così. Ci siamo trovati sempre meglio nella scena brianzola e un po' fuori. E niente, siamo andati avanti, ci divertiamo, ci impegniamo. Molte volte magari saliamo sul palco un po' così, però... Tanto la scoperta sta un po' che... Sì, non abbiamo né mai deciso niente, non è una presa di mente. Anche perché lui comunque ascolta, per dire, dai Mayhem, Death, fino ai Fox Barter, lui dai Social Distortion, agli Ex, io da Psychedelia, punk rock, e quindi è nato anche un po' questo, cioè, quindi miscuglio che è noi ci piacciono tanto in Inerorgasmo, in Eruzione, ci sono un po' di gruppi, Blue Vomit. Non sei esperto, come farti capire, come ti ha detto, te ne fatto uscire, vedi se è davvero come capisco. Forse lo sta vivendo un tuo sciamotto. Mettiti col tempo, non ti deve passare. Il tempo si ferma, ma non vedo girare. Iniziano i tratti, ma mi chiede immobile. Scompare tutto, gli altri rimane stabile. La gente col tempo non si vede invecchiare. Il tempo si ferma, ma continuerà a sperare. Il piatto sempre sul collo, non sai quanto ti manca. Domani è un altro giorno, ma questo non cambia. E dicevate prima che state facendo un CD split con La Crepa. Sì, esatto, sì. È in ballo da tantissimo tempo. No, siamo... Sarà un anno che deve uscire, però e... l'altro non sta ancora. Sono anche loro della zona, La Crepa. Sì, sono anche loro Brianzoli, Arcore, di Mercato, Usmaggio, la zona. Fanno hardcore più pesante, diciamo. Siamo trovati anche con loro perché li conosciamo sia come amicizia che feste, che concerti. Sì. Siamo trovati bene, abbiamo detto, va, suoniamo un po' in giro. Già che ci siamo, facciamo anche uno split. Abbiamo registrato entrambi a Mercato nello stesso posto. E niente, adesso... Ma prodotto. Sì, abbiamo, infatti ci sono un sacco di casini perché uno dell'altro gruppo fa sì, compriamo CD da una cosa polacca che non richiede la SIAE. L'altro si è fatto spedire le copertine che abbiamo disegnato io e il chitarrista della Crepa. Sì, sono arrivate... Ti occupi anche della grafica. Sì, perché mi piace disegnare, scolpire, eccetera, eccetera. Fino e lui pure. Fino alla fine arrivano 250 CD, 200 copertine. Senza CD tray. Esatto. Tu lo sai, io la vedo marcire. Vittami le sette con le mani che gira. Vittiamo le punte e tira dentro le ossa. Mi racchide la volta, mi chiama la forza. Vittami le sette, non le faccio capire. Se sono già dentro, se ne posso uscire. Se sei davvero, come capisco. Wow, se lo sto vivendo, sono già la forza.
qualche gruppo della zona per cercare di fare una specie di tour dove insieme comunque un po' di concerti vari tra questi gruppi qua della zona, ma anche qua i ritmi sono abbastanza lenti. Con la Crepa invece stiamo riuscendo a organizzare un po' di concerti. Purtroppo appunto lo split non siamo ancora riusciti a presentarlo perché siamo due di cazzoni e speriamo che